Ma buongiorno ragazzi, cosa ci fanno Ricky e Ale di sabato? Sabato mattina. Non è martedì, esce un video di Fame Chimica, ma perché? È una cosa un po' strana. Esatto, beh, 50 anni fa, il 20 luglio del 69, usciva uno dei miei film preferiti, il Anche i buon miei. vecchio, sì, Mamma mia, esatto, che bello. il buon vecchio Stanley Kubrick convinceva il mondo intero che l'uomo è sbarcato sulla Luna. Capolavoro, un passo piccolo per la cinematografia, ma un passo da gigante per i complottisti di tutto il mondo. Esatto, però. Vabbè, dai, lasciamo da parte le cospirazioni, tutte queste cose qua. Oggi, in occasione di questo evento straordinario, dopo la sigla, partirà un video spaziale. Andiamo. Lo spazio ha da sempre generato in milioni di persone un senso di meraviglia senza pari. Pensate che ancora prima di essere lo spazio, le popolazioni guardavano il cielo, che con la sua vastità e il suo alone di mistero ha sempre generato leggende, storie, chi più ne ha più ne metta. Il cielo è stato infatti una delle prime divinità, oppure l'attico con vista delle attuali divinità. Ed è proprio per avvicinarsi a Dio che la gente ha iniziato ad innalzare costruzioni sempre più alte, oppure perché la forma fallica ha sempre attirato, ma questo non lo sapremo mai. Comunque, negli ultimi anni il genere umano ha fatto passi da gigante nel suo viaggio verso il cielo, tant'è che negli anni 60 è nata una vera e propria corsa allo spazio, fino al punto di portarci, come abbiamo detto poco fa, niente po' di meno che sulla Luna. Ma non è finita qui. La nostra conoscenza dello spazio ad oggi è incredibilmente più estesa rispetto al 69 e abbiamo imparato una cosa fondamentale. Lo spazio è un posto di merda. Cioè dai, tutta questa fatica per arrivare nello spazio, tutti questi soldi, milioni e milioni di dollari per portare una persona in orbita e non c'è nemmeno l'ossigeno per respirare. E che cazzo. È un bel problema, direte voi, e io direi che avete anche ragione. In questo video quindi analizzeremo alcune delle tecniche che venivano utilizzate e che vengono utilizzate tuttora per respirare nello spazio. La prima è ovviamente la più semplice e più immediata, che è utilizzata dai pionieri dei viaggi spaziali, ossia dotare le navicelle spaziali di serbatoi d'ossigeno. I serbatoi d'ossigeno però presentano due problemi fondamentali. Il primo è relativo al peso dei serbatoi, che si traduce inevitabilmente in un costo, quindi non molto bene. Il secondo problema è che l'ossigeno dopo un po' finisce e quindi si torna al punto di partenza. Ma per fortuna il genere umano ha un potentissimo alleato nella sua guerra contro la natura stessa, e nella fattispecie la chimica. Immaginatevi la scena. Siamo in Russia, alla fine degli anni 60. Il programma spaziale sovietico ha messo a punto un sistema in grado di convertire l'anidride carbonica emessa dall'equipaggio umano in ossigeno respirabile. Per fare questo utilizza un elemento molto comune e indispensabile per la vita umana e anche di altri animali, vale dire il potassio. Potassio che si trova molto comunemente nelle arachidi e nelle banane. Ovviamente però non sarà sufficiente fare una grandissima scorta di arachidi e banane per poter respirare nello spazio. No, il potassio deve essere presente in una forma un po' meno comune. Questa forma è il superossido di potassio. Il superossido di potassio reagisce con l'anidride carbonica emessa dai membri dell'equipaggio per formare carbonato di potassio ed ossigeno. Questo sistema è stato rivoluzionario per le missioni di lunga durata. Il problema però è che questa reazione è irreversibile, quindi fine del superossido di potassio, fine dell'ossigeno. Inoltre, la quantità di anidride carbonica emessa dai membri dell'equipaggio non è sufficiente per generare abbastanza ossigeno per sostentarlo, quindi il superossido di potassio andava comunque accoppiato ai serbatoi d'ossigeno. Ma oggi, nel 2019, come si respira nello spazio? Beh, sicuramente il sole ci è venuto in aiuto. Infatti, con i pannelli solari installati sui velivoli spaziali viene generata elettricità che servirà per produrre ossigeno a partire da acqua per via elettrolitica. Ma traduciamo per quelli un po' meno studiati. Allora, l'elettricità viene utilizzata per spezzare la molecola d'acqua nei suoi due componenti. Appunto, elettrolisi significa elettro con elettricità, lisi rompere. Spezzando la molecola si vengono a produrre idrogeno al polo negativo, che andrà a rimpinguare le riserve energetiche della navicella, ed ossigeno al polo positivo, che andrà a rimpinguare invece i polmoni degli astronauti. La cosa più interessante è che i rifiuti liquidi degli astronauti possono essere utilizzati come fonte per la produzione di ossigeno, quindi Bear Grylls ci fa un baffo, non so se mi spiego. Questo è il sistema attualmente utilizzato all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, che però presenta l'inconveniente di non rimuovere l'anidride carbonica. Per fare questo vengono utilizzate delle trappole per CO2 dette setacci molecolari, che sono sostanzialmente dei filtri ceramici che fanno passare solo molecole molto piccole, trattenendo quindi l'anidride carbonica.
Ma come abbiamo detto poco fa, gli esseri umani sono pieni di risorse e l'esplorazione è sempre stato il primo passo verso la conquista. Infatti ultimamente si sta parlando molto di un'ipotetica colonizzazione di altri pianeti. Il più papabile, diciamo, è il nostro vicino di casa, Marte, il pianeta rosso. Ora, è scontato pensare che sistemi su piccola scala che potrebbero funzionare in una navicella spaziale non sarebbero applicabili in un pianeta con un'intera atmosfera ostile. Però anche a questo gli scienziati stanno cercando di porre rimedio. Ma analizziamo la situazione. Ecco Marte. La sua atmosfera è composta da circa il 96% di anidride carbonica. E la NASA sta sviluppando un prototipo che, grazie all'utilizzo di ossidi ceramici come ISDS, ossia ossido di zirconio stabilizzato da ossido di ittrio, è in grado di far avvenire una reazione di elettrolisi allo stato solido in grado di trasformare l'anidride carbonica in monossido di carbonio e appunto ossigeno, rendendo quindi possibile la vita terrestre sul pianeta rosso. Ma sarà possibile? Riusciranno i nostri scienziati a portarci finalmente su un altro pianeta? Io spero di sì, anche perché questo, se non sbaglio, abbiamo quasi finito di romperlo, quindi ce ne servirebbe un nuovo il prima possibile. Quindi, dai scienziati, crediamo in voi. Esatto. Forza. Noi, come sempre, vi lasciamo in descrizione tutte le fonti che abbiamo utilizzato per fare questo video. E niente, ci vediamo settimana prossima, probabilmente non di sabato, al prossimo video di Fame Chimica. Ciao! Sarà possibile? Riusciremo ad andare sullo spazio? Spero di sì!